Il gelo ha rovinato tutto, l'ondata di maltempo che ha investito la regione Calabria ha causato un crollo delle vendite di frutta e verdure e quel poco che è rimasto sui banchi del mercato ha subito importanti rincari. È gelato tutto, tutto, non è rimasto niente. Speriamo che non continua, che se continua... È presto per quantificare i danni perché voi avete terreni ricoperti dal ghiaccio. Sì. 3-4 ettari completamente rovinati dal maltempo. Sì. Quali sono le verdure che ne hanno risentito di più? Broccoli, finocchi, bietola, lattuga. E ovviamente è dovuto aumentare il prezzo di queste verdure. Prima quanto venivano a costare, ad esempio, al chilo? Adesso siamo arrivati a 1,50. Prima 1 euro al chilo? Sì. I finocchi, vedi qua con il gelo, sono andati tutti così. Tutta la piantagione, tutta così, tutta rovinata. Di qua il ghiaccio, questo è tutto ghiaccio e i finocchi non vanno bene. Quali sono le verdure, gli ortaggi che hanno subito maggiormente questa ondata di maltempo? I pianti di rape, broccoli, finocchi, tutti secchi, sono scalora, puntarello, tutto. Poi gli alberi delicati, limoni, mandarangi, tutto qua. Molti anche i banchi del mercato che non hanno aperto per mancanza di prodotti e per i giorni a venire, se il gelo seguiterà, non si escludono problemi di rifornimento ortofrutticolo negli esercizi della distribuzione commerciale al dettaglio, con possibili speculazioni. Rosaria Giovannone per la CNews 24.